perché questo ha preso fuoco e come vedete ci sono delle esplosioni. In località Cerasa, guarda che roba. Un mezzo addetto alla raccolta dei rifiuti ferrosi dell'ASET ha rischiato di andare a fuoco se non fosse stato per la prontezza di riflessi del suo operatore. È accaduto questa mattina, poco dopo le 11, nel comune di San Costanzo. Il compattatore stava operando nella frazione di Cerasa, svuotando i contenitori azzurri della differenziata dove vanno smaltiti i rifiuti ferrosi. Durante il suo giro, l'autista del mezzo si è accorto che, dopo aver azionato la pressa del compattatore, è iniziato a svilupparsi del fumo all'interno del cassone. Prontamente, seguendo un preciso protocollo che in questi casi prevede di liberarsi del carico, dopo aver individuato uno spazio idoneo, ha scaricato il contenuto a terra. Appena in tempo, perché alcune esplosioni hanno alimentato un rogo. Perché questo ha preso fuoco. Il motivo di questo incidente, ci fanno sapere da ASET, sta nel fatto che alcuni utenti scaricano nel cassonetto bombolette spray non del tutto scariche del loro gas, che nel momento in cui si aziona la pressa per compressione fuoriesce incendiandosi a causa delle scintille emesse dal metallo che si comprime. Questa è una pratica molto pericolosa che non è la prima volta che causa incidenti di questo tipo, che nonostante cartelli e avvisi di pericolo ben chiari presenti sui cassonetti, molti utenti lo ignorano. Fortunatamente però la prontezza di spirito del dipendente e l'arrivo dei vigili del fuoco hanno evitato il peggio. Né il mezzo né il suo autista hanno riportato alcun danno.